abbiamo tutti festeggiato attraverso i social, ci siamo abbracciati virtualmente per esultare in maniera chiaramente, in maniera importante, perché questo risultato che abbiamo conseguito è stato veramente un risultato eccezionale, perché la prima volta un piccolo centro come Procida ha avuto questa enorme responsabilità di poter essere la capitale italiana della cultura. La nostra vittoria, il nostro risultato è un risultato che comunque mette alla prova i piccoli centri quali noi siamo, e dobbiamo dimostrare ancora una volta che siamo capaci di portare avanti un lavoro di rete, perché è solamente con l'aiuto degli altri che possiamo gestire al meglio questa situazione. Allora, noi l'abbiamo sin dal principio inquadrato questo nostro progetto all'interno dell'area vasta dei Campi Flegrei, perché c'è un'opportunità enorme di sviluppo, c'è un potenziale enorme nei Campi Flegrei, con Bacoli, Monte di Procida, Quarto, Giuliano, Pozzuoli, che hanno un patrimonio enorme sott'acqua, come accade a Baia, sottoterra, qualcos'altro hanno già fatto riemergere. Insomma, la storia, l'archeologia è qui di fronte a noi, il mito, a cominciare da Capomiseno e tutti gli altri punti di riferimento anche geografici, è un'area eccezionale che senz'altro merita la ribalta nazionale. E sono sicuro che con questi riflettori puntati su Procida sarà tutta l'area dei Campi Flegrei che potrà avere l'adeguata attenzione. Noi l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, che con l'aumento dell'attenzione da parte dei media anche nazionali aumentano anche i flussi turistici, perché la gente si incuriosisce, i cittadini d'Italia, d'Europa e del mondo si incuriosiscono, vengono a vedere, perché realmente i Campi Flegrei, la provincia di Napoli e la regione Campania sono uno scrigno che ha veramente tante gemme preziose che vanno solamente fatte conoscere. Così come sono sicuro che anche l'isola d'Ischia ne trarrà un grande vantaggio. L'isola d'Ischia, nel comprensorio, e comunque il territorio meglio strutturato, meglio organizzato per l'accoglienza turistica, e sono sicuro che loro già nelle prossime fiere di carattere internazionale potranno promuovere il nome di Procida e potranno promuovere il territorio di Ischia come territorio accogliente rispetto agli appuntamenti che poi si terranno nel corso dell'anno 2022. A Procida. Io esprimo l'auspicio comunque di farci trovare pronti per questo appuntamento. Chiaramente noi come amministratori ci mancherebbe, stiamo lavorando e continueremo a farlo per organizzare tutto al meglio, a partire dai cantieri delle opere pubbliche che stiamo cercando di portare avanti, all'organizzazione precisa degli appuntamenti. Però io mi raccomando, soprattutto con la comunità, di rimanere estremamente sobri e con i piedi al posto giusto, e cioè ben saldati a terra. Mi raccomando, perché alla fine Procida ha vinto questo titolo, Procida è stata amata, è stata sostenuta da una marea di gente, anche perché è un posto autentico dove si vivono relazioni autentiche, e il valore aggiunto di questo paese è veramente questa importante caratteristica. Non siamo andati a fare un concorso per chi aveva il maggior numero di monumenti o chi aveva il maggior numero di posti panoramici. Ci siamo proposti con un piano strategico che faceva leva innanzitutto sull'autenticità di quel posto. Quindi la mia raccomandazione rivolta agli amministratori per primi e a tutta la comunità è di rimanere estremamente gli stessi, con lo stesso equilibrio, con la stessa disponibilità e capacità di accoglienza che ci ha contraddistinto negli ultimi anni.